Bentrovati a una nuova edizione del TG d'Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con la politica. Napoli, centrismo sotto accusa, questa volta a puntare il dito contro il governatore Stefano Caldoro e il sindaco Paolo Foti, il quale ha chiesto rispetto nei confronti del grido di dolore che arriva dai nostri territori. Vediamo. Presidente Caldoro non è il presidente della città di Napoli o di altre zone della Campania e far finta di non vedere, di non sentire il grido di dolore che viene dalle zone interne, perché questa è una sola, è una parte dei problemi dei nostri territori, ma è una parte molto delicata, molto importante, che va affrontata, ma va affrontata di concerto, ripeto, con la Regione Campania. Senza la Regione Campania, perché dal governo ci si può attendere poco oggi, ma dalla Regione Campania molto, molto, atteso che non ha capacità di spesa sui fondi europei, per esempio. Siamo, credo, la penultima o l'ultima regione come velocità di spesa sui fondi europei. Allora, rispetto a queste questioni, io esigo una risposta dal Presidente della Giunta regionale della Campania. La città di Avellino è tutto il territorio della provincia avellinese esige rispetto dal Presidente della Regione Campania. Altrimenti nulla, ognuno starà di fronte alle proprie responsabilità, il re è nudo. Io credo che nelle prossime settimane, come città di Avellino, procederò all'esproprio e alla presa di possesso dell'area dell'isochimica. Poi mi dovranno dare una risposta, chi? La Regione Campania e il governo italiano. I sindaci hanno coraggio da vendere e responsabilità infinite. Rispetto a questo però io chiederei una uguale sensibilità e assunzione di responsabilità da altre istituzioni molto più importanti dei comuni. Torniamo ora a parlare del lato rifiuti. Incassata l'adesione del comune di Domicella per la questione ATO, Paolo Foti ha riconvocato l'assemblea per lunedì 21 luglio. Non ci sono dubbi sulla presidenza. Il Partito Democratico, che ha la maggioranza anche con una nota, ha ribadito che spetta al sindaco di Avellino. Le altre due caselle, rispettando un patto istituzionale tra partiti, dovrebbero andare a Forza Italia con Domenico Gambacorta, sindaco di Ariano, e Marco Alaia, sindaco di Sperone, in quota UDC. Esito positivo per l'incontro che si è tenuto stamane presso la prefettura di Avellino per affrontare la questione igienico-ambientale della Valle del Sabato. L'ARPAC ha infatti dato il via libera al monitoraggio ambientale. A fare il punto il sindaco di Montefredane, Valentino Tropeano. Vediamo. Ma diciamo che la prima cosa è quella che dobbiamo prendere un impegno, tutti i comuni e anche con la partecipazione degli imprenditori, dico io, per l'acquisto di una centralina, e quindi daremo un segnale importante ai cittadini che noi vogliamo lavorare in maniera seria e concreta, anche perché dobbiamo riconquistare la fiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni. Dopodiché ci dovrà essere sicuramente un impegno anche da parte dell'ARPAC e dell'ASL di fare una pianificazione per quanto riguarda i controlli temporale di un anno, e quindi per incominciare a capire e avere dei parametri di riferimento molto più diciamo scientificamente seri. Anche questo sicuramente più si fa e meglio è, però in questo momento noi dobbiamo capire che tipo di aria, terra, acqua e prodotti agricoli abbiamo nella zona. Questa è la cosa prioritaria secondo me. Sicuramente è un'altra problematica che dobbiamo fronteggiare. Noi non vogliamo che le aziende vadano via, noi vogliamo che le aziende ci siano, restino, che vengano altre aziende e che ci sia lavoro in questa valle. Andiamo ora alle questioni politiche della città di Avellino. Strappo o non strappo, la prova del 9 per la coalizione al governo sarà l'approvazione del bilancio di previsione. Perplesso su questo punto il consigliere d'opposizione Dino Preziosi, che già lancia l'allarme. Il comune, dice, metterà le mani in tasca ai cittadini, ma ascoltiamolo. Poi a questo c'è da dire che sto aspettando quello che è il bilancio di previsione, perché io sono convinto che ci saranno degli aumenti e questa volta il Comune metterà veramente le mani in tasca dei cittadini per non aver avuto il coraggio di dichiarare il predissesto o il dissesto. Secondo lei il sindaco è schiavo della maggioranza o del partito? Lui ha sempre detto che era libero e non rispondeva a nessuno, poi in altre occasioni ha detto che doveva rispondere solo al Partito Democratico. La capogruppo Grella dice che era una volta che capogruppo di 12 persone, una volta il capogruppo del PD, una volta il capogruppo di 5 persone, insomma la maggioranza sta vivendo momenti veramente drammatici e paradossalmente noi che siamo un'opposizione, che abbiamo origini diverse sia politiche che di vita e quindi un'opposizione eterogenea, sui problemi della città siamo molto compatti.
Restiamo a Palazzo di Città. Questa mattina alla presenza del sindaco Paolo Foti e dell'assessore Lucia Vietri si è insediata ufficialmente l'assemblea del Forum dei Giovani di Avellino. All'ordine del giorno le nomine del vicepresidente, del segretario e del tesoriere. Abbiamo ascoltato uno dei consiglieri del Forum, Veronica Gimmelli. Vediamo. Allora, io mi auguro di fare un buon lavoro con tutti, anche con la maggioranza. Noi sicuramente dell'opposizione cercheremo di fare un buon lavoro e restare compatti. E, purtroppo adesso non ci sono ancora delle iniziative, dovremo fare dei prossimi incontri per decidere su cosa fare. L'augurio del sindaco e dell'assessore è che non ci fosse maggioranza e opposizione, non ci fossero schieramenti politici, sei d'accordo? Sì, questo sicuramente, però ovviamente ognuno di noi insieme alle liste e alle persone che hanno partecipato alle elezioni del forum hanno comunque dei progetti da portare avanti, quindi noi ci dobbiamo aiutare a vicenda. Vi siete appunto appena insediati, secondo te quali sono i primi obiettivi da portare avanti? Innanzitutto un lavoro di squadra dobbiamo fare tutti insieme e portare avanti insomma, ciò che decidiamo di fare per la città di Avellino, le manifestazioni, se si potrà fare qualcosa e tutti gli eventi che possiamo organizzare. Era questa l'ultima notizia dell'edizione serale del nostro telegiornale. Dalla redazione è tutto, un augurio di buona serata.